Credo che eravamo tutti un po' americani, un po' europei, perché il dialogo avveniva con degli amici che stavano a Londra, a Parigi, talvolta a Mosca, spesso a New York, a San Francisco. Direi che non c'erano differenze di nazionalità, almeno nel pensare il teatro. Non c'era dubbio, insomma. Io mi ricordo che amavamo alle 3 di notte lì, Mosca, ciao, si svegliavano magari incavolati, cosa fai, dai, 1960, 61, era più che una differenza di posti, era uno stare insieme in un discorso, per noi era, grosso modo, fra virgolette, l'avanguardia, che è internazionale, cosmopolita, non ha un luogo fisso. Direi più che Europa, mondo. Noi guardavamo più alle strutture del raccontare. Quando mi ricordo che parlavamo con Quartucci, con Nonos, con Vedova, del dripping, no? Quando Pollock mette per terra la carta, la tela e sgocciola. E passa da tutti e quattro gli angoli. Ecco, era quello, cioè da tutti gli angoli il teatro si apre, no? I confini non ci interessavano. Il mito teatrale di quegli anni erano il Berliner Ensemble e il Deutsches Theater. E noi andavamo al Berliner Ensemble come si va dalla mamma, insomma, non andavamo lì. E lì incontravo giovani di tutto il mondo. Stava lì a parlare nella cantina e c'era il senso dell'internazionalità, anche se c'era questo muro terribile, terribile proprio. Il passaggio di frontiera era una cosa. Però lì nel Berlino si parlava liberamente. E c'era l'internazionalismo. Pensa un po', una galera, era una galera e c'era l'internazionalismo. Cioè la mia tradizione è il plurilinguismo e quindi l'uso di tutte le possibili lingue, come un po' è nella tradizione del teatro veneto. Se tu arrivi fino e nella commedia dell'arte, no? Ma nel teatro veneto, so, il Calmo, questi scrittori mescolano. Tu ci trovi il linguaggio degli ebrei, ci trovi il tedesco, ci trovi l'inglese, ci trovi il greco moderno, mescolati insieme. Cioè il personaggio è caratterizzato dalle parole che dice, insieme ai dialetti, il bolognese, al bergamasco. Totalmente perché i Veneti sono Marco Polo, non la Lega. Capito? Questo è il Veneto, non quelle quattro cretinate che tirano fuori adesso sull'identità. Non esiste identità. Identità non esiste perché appena l'hai detta è finita. Non c'è mai. Devi correre. Secondo me per fare l'Europa bisogna partire dalla Grecia. Io sento che l'Europa è la Grecia. Infatti, Europa è un mito di là. Perché è un mondo tecnico. E la grandezza dell'Europa è che è stata tecnica, cioè inventa le macchine. Le altre tradizioni, il cristianesimo, le macchine le ha rotte. Noi ripartiamo quando verso la fine del 400 arrivano i trattati tecnici greci. Gli intellettuali di Bisanzio vendono le loro biblioteche, stanno capendo che lì presto finisce, e vendono a Firenze e a Venezia le loro biblioteche. Portano il teatro, portano i poeti, ma soprattutto portano i trattati sull'agricoltura, sulla costruzione delle navi, queste cose che mancavano.
da lì si arriva a Galileo, si arriva a Keplero, si arriva alla civiltà industriale in Inghilterra. Da lì. La Grecia è tecnica. E loro alle spalle hanno un po' di fenici, che sono tecnicissimi, la tradizione babilonese, che è tecnicissima, però non come i greci mettono insieme tutto, assemblano, prendono la medicina dagli egiziani, i numeri dai caldei, e mettono insieme, e fanno una civiltà tecnica. E Aristotele, che è un po' la summa di tutto, se guardate bene, non è quello dell'ipse dixit. Questo te lo contano quelli che non hanno studiato i suoi scritti tecnici, perché lui è un anatomista, è uno che fa, taglia i pesci per vedere come sono fatti e li descrive. Ci sono gli scritti sulle piante, sui pesci, suoi, che sono modernissimi. Io penso che lo siano. Anche perché girano come trottola dappertutto, più emigranti di così. Però gli italiani hanno un baco, dicono in Toscana, un tarlo, che è quello descritto da Leopardi nel saggio sul carattere degli italiani. Cioè che non sanno essere società, non hanno corpo sociale. Quindi non c'è un controllo civile su quello che fanno. E quindi non maturano mai per fare una società civile e uno Stato civile, come aveva visto Mazzini. E noi abbiamo questo limite per essere veramente europei. Però ogni uno degli Stati europei, dei popoli europei, è un po' diverso, quindi si assommano delle storie tanto diverse. Penso che è un cammino da inventare. Anche se questa Europa non è ancora un'idea tanto chiara. Mentre se uno sta un po' fuori, Sud America, mettiamo, uno sta in Colombia un po', poi torna e dice, caspita, ma l'Europa è meravigliosa. È un capolavoro, non esiste niente come l'Europa. Se tu vai in qualunque paese che non sia Europa, dice, ma l'Europa è un'altra cosa. Ero andato in autostop da solo a visitare la Germania e avevo fatto il Reno, avevo fatto il primo anno, secondo anno di università, e sono arrivato a Colonia, che era ancora tutta distrutta. C'era questa cattedrale e un ponte bellissimo. Mi ricordo che c'era il ponte e tutte queste navi, tutte queste barconi, insomma, che andavano, insomma, tanti, 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 che andavano in Olanda. E allora ho scritto a un'amorosa che avevo una lettera dicendo, ma guarda, l'Europa è meravigliosa, perché da qui si vede tutto questo commercio, tutto questo andare, tutta questa attività. Mi sento europeo.